finalmente siamo ritornati dopo, qui, dopo un astensionismo che durava già da un sacco di tempo, da un sacco di anni. Comunque siamo di nuovo fra voi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Radio. Purtroppo sono ancora tra noi. No, beh ragazzi, allora, visto che la par condicio continua a farci fare questi salti pazzeschi di tempi in cui dobbiamo sospendere, venire, tornare, andare indietro, avanti, marcia indietro, marcia avanti, eccetera eccetera, oggi siamo di nuovo fra di voi, con voi, per farvi passare un'altra oretta di quattro chiacchiere e quattro parole insieme. Relax. Ciumbia. Mannaggia, com'è forte il volume della mia cuffia oggi, ragazzi. È proprio par condicio suprema. Tu senti, noi non sentiamo. Invece io sento. Non sento voi, ma fa niente. Ok, vai, con la prima notizia. No, la prima notizia. Facciamo una prima osservazione. Io, ragazzi, siamo fuori par condicio. Ho votato. Anche, no, non siamo fuori par condicio. No, siamo fuori nel senso, siamo fuori, non entriamo. È impossibile che tu ce l'abbia fatta. Ebbene, sono riuscito. No, non ci credo. Non so ancora cosa. Di quei della pochissima percentuale che è riuscito a votare, ma non so ancora che cosa, perché ho votato qualche cosa, ma io ho segnato una serie di simboli. Ma no, la scheda era chiara. Tu la mia destra avevi, che poi su in alto, in cima a sinistra, lui potevi scegliere per una cosa, in basso a destra, giù in fondo, meno 4. Ma se io non ho ancora capito, a dire la verità, quale dei due lati dovevo usare? Ma i cerchiolini cosa significavano, scusa? Ma quali cerchiolini? Quelli piccoli. No, sulla mia scheda. Sulla mia scheda non c'erano cerchiolini. Non capite la semplicità del voto. Basta fare una X. Ma dove? Ma dove? No, io li ho fatti tutti, hai presente i puntini neri che ci sono? Ecco, io ho segnato tutti quelli lì. Tutti. Ma quali punti? Ma quelli non sono i puntini delle divisioni fra un simbolo e l'altro? No, i puntini in fondo, sai che c'è il quadrato. No, non ho visto i puntini. Ho visto tanti puntini. Non ho visto i puntini neri, non so neanche. Anche che cosa avete visto? Un premio mandato. No, pensi no, che no. Le ho centrate tutte. Le hai centrate tutte? Tutti. Ma allora è una fatica star lì a... Quanto sei stato nell'urna? Un'ora e mezza? Due ore qua. Come me? Come me? Un record veramente. E difatti noi volevamo lanciare un appello a tutti i nostri radioascoltatori. Chissà che cosa ha votato, se può dircelo. Esatto. Cioè può indicarci. Cioè dopo essere come uscito... ha fatto a votare? Da quando siete usciti dal seggio, voi eravate convinti di aver votato, fatto. Cioè di aver messo il segno proprio dove volevate voi, o vi è rimasto il dubbio di aver dato il voto a qualcun altro? Perché noi ancora oggi abbiamo questa grave crisi di coscienza di aver canato da rimanere. Bisogna mettere la X, l'uno o il due? E io ho fatto tutte e tre. Nel dubbio ho detto, ho messo la tripla. Tripla e ho fatto 13, 12, poi ho vinto due cinquine e una tombola. Quando sono uscito il presidente di Seggio mi ha dato anche un uovo di Pasqua di premio. È stato bellissimo. Bello. Dove hai votato? Perché vengo anch'io la No, io sono entrato in tre o quattro seggi. È entrato per tirarmi fuori dalla cabina perché non uscivo più. No, io sono andato in tre o quattro seggi, uno diverso dall'altro. Poi ho lasciato lì il mio voto come il cuculo, che è il famoso uccello si può dire, non è pubblicità, che viaggia nei nidi degli altri e lascia giù le sue uova. Ho fatto così anch'io, così non ho sbagliato, cioè son sicuro di aver dato il voto proprio praticamente a tutti. Forse era il caso, chissà quel grand'uomo che noi conosciamo come avrà votato, se sarà riuscito. Tu lo immagini, vorrei sapere. So che ha tenuto un corso sul ballo, appunto. No, siccome conosco la sua preparazione in campo, il titolo era Vi imparo a votare. Sicuramente sta stato pieno di gente. Sto pieno così. Ma lo immaginavo perché l'argomento era interessante. Se oggi purtroppo nella malaugurata ipotesi dovesse esserci ancora, però mi divertirò a sentire come ha potuto. Però scusa Axel, ma tu lo istighi, perché se lui ci sta sentendo in questo momento è già partito per arrivare giù. Vabbè, sì. Comunque ho paura di sì. No, perché, sai, allora ritiro tutto. No, mi sono mai troppo tardi. Non è una persona. Sai che è il soldo quando arriva, c'ha ragione. C'ha ragione, perché scusa, tu lo istighi. Comunque poi sai che lui sulla bicicletta non ha l'autoradio, quindi anche adesso ormai è partito, non ci sente più, anche se tu gli dici di stare a casa. Allora? Ma perché a radio c'ha la vecchia radio, quella con le valvole, che ci mette un'ora a accenderla. Però lì non paga il canone bianco e nero colore. Non paga il canone bianco e nero colore. Oggi purtroppo, ragazzi, non abbiamo la nostra amica Katiuscia, che salutiamo cordialmente, affettuosamente, che ci ha dato una bidonata pazzesca, però noi la perdoniamo perché ci è simpatica. E comunque abbiamo sempre le notizie dall'ansia, che ci costano come collegamento una cifra, perché noi vogliamo anche dirlo, sono milioni su milioni che paghiamo, ma per tenervi informati. Oggi abbiamo con noi il famoso e grandissimo giornalista caporedattore della Moltiplicità, sì, che è uno dei più diffusi, proprio a bocca aperta, sto solo aspettando questo nome. È uno dei più diffusi
giornaliani, diciamo, annuali, italiano, annuali. Esce una volta l'anno, vero. Questo è annuale. Settimanali giornalieri. Ed è il nostro caro Emilio Speranza e Carità. Vai Emilio, buongiorno, signor Emilio, come sta? Buongiorno, sto molto bene, grazie. Ma com'è Pietro oggi? Ma ci dica qualche notizia dell'ultimo. Ho delle notizie. Dica, dove ho delle lavorato? Notizie. Ho lavorato in molti giornali tra i più famosi del mondo e vi cito un esempio fra tutti: il Long Beach Times, conosciuto ovunque, il London Journalette, che è un altro giornale di grande fama. Hanno una tiratura di copie. Non guardi. Non precisabile. Incontabile. E vi volevo citare delle notizie che io ho direttamente, mi escono dalla Reuters, freschissime. Senta. Ma che odore. Vede? Ora freddore. Freschissime. Allora, una notizia di cultura. Invitato a leggere il Nuovo Testamento, Mike Buongiorno ha chiesto: ma perché sono compreso fra gli eredi? Antiquariato. Mike Buongiorno ha deciso di acquistare per il suo salotto due poltrone Luigi XV, oppure ha specificato una poltrona Luigi XXX. Ed ora una notizia di economia. Non ve la do. Napoli. Un camorrista condannato a 20 anni chiede e ottiene una licenza di 3 giorni, scaduti i quali si ripresenta in carcere. Sull'inconsueta circostanza del suo rientro, la polizia indaga. Vabbè, basta ragazzo, lasciamo un attimo da parte. Anche la voce era leggermente ansiosa. Perché l'ha cacciato via dal London Beach. L'avrei cacciato anch'io. London Journal. Ringraziamo Emilio, il nostro caro Emilio, che poi ci ricollegheremo con lui fra breve, magari un pochino più tardi, perché è un pochino tetro. Non è colpa sua, è che le notizie fresche le aveva. Erano tetre effettivamente. Ma lui d'altronde è un giornalista. A proposito, vogliamo ringraziare le centinaia di migliaia di quantità industriali di carta. Abbiamo finito la carta del fax, scusateci, di fax che ci sono arrivati sul nostro grande concorso Indovina chi è il tenore, un concorso che ha avuto, diciamo, un exploit, una grande richiesta, una grande attenzione del pubblico che veramente è stata incredibile. Noi quest'oggi vogliamo riproporvi questo exploit, questo concorso. Però io facendo toccare con mano questi fax, me ne leggi uno? Ce li ho qua, senti. Leggimene uno, perché voglio sentire gli elogi che mi fanno. Per esempio, sento un attimo di interrompere. Ah, ecco. Per esempio, uno dei fax, dunque, se vi ricordate bene, il concorso era indovinare il tenore che canta dell'altra volta, che era, se non sbaglio bene, l'Ave Maria di Schubert, cioè non ve lo dico per non facilitarvi il compito, e invece il nome del tenore e la romanza che stava cantando. Oggi ne manderemo un'altra, tra breve, se la regia adesso sta ridendo, sta sghignazzando, di là c'è un party, panini, bibite, vabbè, comunque, appena riescono a mandarcela, è pronta, mi fanno segnare la regia, ascoltate attentamente questa romanza e poi fateci sapere per telefono, per fax, con dei piccioni viaggiatori, per posta, se volete. Ricordiamo il numero di fax. Ricordiamo il numero di fax. 0345. Chi sono? Io me lo ricordo. 2355. Adesso è partita. Benissimo. Come on.
A mano, come solo la maestria degli antichi falegnami sapeva dare alla luce. Mobili rari di sicuro valore nel tempo. Lazzarone Sergio, arredamenti di interni e rustici. Per chi ama il fascino dell'arredo, coniugando la qualità ai prezzi migliori, Lazzarone Sergio, in piazza Brembana, Bergamo, via Mamma Calvi 6, telefono 0345 81 097. Le tende, i mobili, lampadari, quanti soldi per mettere su casa? È il momento di rivolgersi a Spazio. Spazio arreda la casa. Spazio offre la possibilità di scegliere tra centinaia di cucine, salotti, camere, soggiorni, scontati del 50%. Spazio ha ritirato per voi un'infinità di mobili da ditte in difficoltà ed è in grado di fare offerte incredibili. Cucine bianche o in noce, complete di elettrodomestici, a sole 2 milioni e 900 mila, dai colori più attuali, noce, verde, blu, per 3 milioni e 950 mila, e poi camere, camerette, salotti. Tutto al 50% di sconto. Ad Almine, sul provinciale per Villa Dalmè, c'è Spazio per metter su casa. C'era una volta la miopia. Infatti, da quando il centro ottico Ceroni ha messo a disposizione il suo studio contattologico, i disturbi visivi sono praticamente scomparsi. Dal centro ottico Ceroni, le migliori lenti a contatto a prezzi scontatissimi e per poco tempo le lenti usa e getta a lire 35.000. Se poi per il tuo volto preferisci i più tradizionali occhiali, il centro ottico Ceroni mette a tua disposizione le montature più belle firmate dai più grandi stilisti. E se vuoi spendere poco, trovi gli occhiali completi a lire 35.000. Dal centro ottico Ceroni, pronta consegna dei tuoi occhiali in mezz'ora. Inoltre ti ricorda che è specializzato per ogni esame della vista. Centro ottico Ceroni, a Zogno, in via Cavour 22, telefono 0345 92 292. Avrete sicuramente indovinato, io almeno lo so, il titolo della romanza cantata, dell'opera, scusate. Il titolo e soprattutto anche il nome del nostro Bante che voi sicuramente, cioè di sicuro l'avete riconosciuto al volo, adesso noi non vogliamo, cioè proprio dirvelo. Anche perché sono tre quelli. È facile, è uno bravissimo. E uno sono bravi. Io. Ecco, figurati. Sì, vabbè, sì, ecco, allora siete a due, avete due alternative. Siete rimasti in due. Siete sono a posto. In due. Quindi noi vi ringraziamo per i fax che ci avete mandato, purtroppo nei fax che ci sono arrivati nessuno ci dispiace, aveva indovinato il titolo e nemmeno, a dire la verità, il cantante. No, un paio si sono molto avvicinati però a questo discorso del cantante e quindi noi vi preghiamo di rimandarci i fax. Ah, vi ricordiamo il premio in palio, ovviamente. Sì, ovviamente. Grande premio in palio. La cassetta video di Pavarotti, Domingo e Carreras, che noi non vogliamo suggerirvi. No, tu non c'eri quel giorno lì, avevi l'influenza, mi ricordo, era New York 93. Io cantavo New York, con Liza Minnelli, sì. In quel cabaret strano. Che mi prendi in giro, scusa. No, era così, io mi ricordo benissimo, a dirti la verità, però
lasciamo stare. Invece adesso passiamo alla nostra rubricettina che vi abbiamo messo in piedi così ignobilmente, l'oroscopo. Oggi per fare una vera prova di, diciamo, veridicità. Scusate, vi posso dire che ci sono un sacco di telefonate per voi, complimenti. Grazie. Dediche. Grazie, devo dire a mia zia, comunque sì. Posso ricordare i numeri di telefono e di fax? Prego. È 0345 21632 per il telefono, 0345 23 555. Fantastico, grazie, vedete la regia interviene sempre questo prontamente. Bravissima. Allora noi passiamo alla... Grazie per tutti quelli che ci stanno facendo le dediche che intasano il centralino, però vorremmo chiedere con gentilezza di lasciarlo libero ogni tanto perché così almeno riceviamo i fax. Comunque vedete un po' voi, tanto per noi è uguale, tanto risponde la regia, sono cavoli suoi. Va bene, andiamo avanti con la nostra bellissima rubrica dell'oroscopo. Oggi vi abbiamo preparato, vero ragazzi, è una cosa favolosa, un confronto. Sono a bocca aperta. Beh, bellissimo. Stavolta mi lasciate. Infatti mi spiace che non lo potete vedere perché lui a bocca aperta è ancora più bello. Cioè non volevo dirlo, ma. Non tanto la lenti davanti, però fa niente. Però è stupendo, sì, però c'è una reazione totale che è grandiosa. Perché invece voi li avete tutti i denti? No, io non sguerzo. E quello invece c'ha un orecchio in meno. Per fortuna che non li avete visti dal vivo. Vabbè, no, quelli no. Con cui mi tocca lavorare. Sì, per fortuna che siamo in radio. Esatto, che non ci vedono in TV, perciò avrebbero già aspetto. Va bene, ragazzi, allora noi abbiamo due giornali, non vi diciamo quali, perché ovviamente non possiamo far concorrenza, poi c'è la par condicio, poi ci sono i giornalisti che si arrabbiano, poi come l'altra sera ci aspettano fuori per picchiarci che ci siamo stufati di sta storia. Scusate ragazzi, ditecelo, mandateci un fax, noi ci picchiamo da soli, così siete contenti. Voi dove andate voi non me lo dite mai, voi avete fatto una serata l'altra sera. Esatto, cioè, esatto. Scusate, quando c'erano i picchiarvi io non ci... Ringraziamo tutti gli amici della serata dell'altra volta, non diciamo nel luogo, né zona, perché vabbè, non possiamo divulgare troppo. C'era un sacco di gente, ringraziamo tutti. Esatto, ringraziamo tutti. Ma io c'ero. Non c'eri, non ti abbiamo chiamato. Va bene, io direi di partire con l'Ariete, che è un segno di interesse, diciamo, nazionale. Va benissimo. Allora, Ariete, chiamiamo giornale 1, giornale 2. Giornale 1. Una conversazione professionale vi porterà ottimi suggerimenti. Siete brillanti e allegri con la persona amata. Salute discreta. Giornale 2. Una provvidenziale inversione nel lavoro vi aiuterà a schivare responsabilità. già questo è completamente. Impegnatevi di più nel rapporto di coppia. Salute buona, è già guarito questo. Allora, a secondo, se voi leggete prima uno e poi l'altro, state meglio. Se leggete l'altro poi questo, state peggio. Andiamo avanti, io direi col toro, che è un segno. È una fattoria, infatti c'è il toro. Toro. Qualcuno cercherà di ostacolare la vostra carriera per invidia. Lasciatevi avvolgere dalla passione con la persona amata. Salute ottima. Non vi piacciono alcune regole dell'ambiente di lavoro. State scrutando nella vita del partner con troppa insistenza. Salute, insonnia, vedi quei problemi sul lavoro, evidentemente. Li fanno poi alla lunga. Però è bello vedere che questi ora combattono, perché giustamente anche. Io però direi di passare subito a un segno che ci lascia sempre perplessi, che è la bilancia. La bilancia a me lascia molto. Barca me lascia sempre un po' di esatto, un po' di qua, un po' di là. Sed l'ex, che c'è la bilancia. Fortuna audacias iuva. Grazie. Cioè, ho studiato i miei tempi. Anche perché ha un libretto sotto che dice. Vabbè, non dire queste cose che al pubblico non interessano. Cioè, lascia queste illusioni leopardiane. Allora, bilancia. I rapporti di lavoro si consolidano dando avvio ad una fase propulsiva della vostra attività. Migliora il rapporto di coppia. Salute, mal di testa. Giornale 2. Una vita sociale ricca di incontri stimolanti, esalta le vostre qualità ammogliatrici. In amore vi state affidando le intuizioni. Salute, così. Ma siete una schifezza, cioè. Ma vedi però che la bilancia ha bilanciato nei due oroscopi questo discorso. Salute, mal di testa, salute, così. Qua. Effettivamente, insomma, siamo in via di miglioramento. Siamo un segno di quelli che un segno di fuoco? Un segno di pesci. Pesci, ho delle esperienze con i pesci, ragazzi. Non vi voglio dire, non voglio far nomi. Comunque... Mai leggere l'oroscopo dei pesci di tre giorni prima, perché? Mai, perché è gravissimo. Perché puzza. Bella. No, devo riconoscere. Sei andato a scuola da Giovanella. Ma lui è un amico, credo che fossero all'asilo assieme. Cioè, vi imparo a fare il comico, io c'ero. È grande. Ma lui grande. Impara a far tutto. Sì, ma ho letto le sue dispense, sono bellissime. Pesci. Anche tu sei degenerato. No, scusa, ma è
effettivamente. Pesci, non ponetevi troppe domande, ma godetevi le facilitazioni che arriveranno. Qualche rancore si è insidiato tra voi e il partner. Salute, ansia. Giornale 2. Non assumete atteggiamenti contraddittori negli affari. Avvolgete il partner con il vostro fascino discreto. Salute, così così. Ma siete una schifezza, pesci. Cioè, qualche rancore si è insidiato tra voi e il partner. Ma ne trovo uno che più o meno si assomiglia. Aspetta, io ne ho visto uno che si assomiglia. Guarda, quello che fa il leone. Leone, no, vai col leone. Leone è un segno bello. Le persone del leone sono simpatiche, altruiste, gentili, carine. Nominate che segno sono io. Non volevo dire. Allora, saprete far tesoro di informazioni delicate inerenti alla vostra attività. La passione divampa fra voi e la persona amata. Salute ottima. È vero. Vogliamo approfondire. Devo riconoscerla. Scusate, ha telefonato la signora Laura. Avete già fatto il segno della Vergine? Il segno della Vergine lo passiamo subito adesso, tra un secondo. Cioè, proprio se adesso finiamo un attimo il leone, poi facciamo subito la signora Laura, non c'è problema. Grazie regia, sempre gentile. Ci sono dunque il giornale numero 2. Le informazioni delicate inerenti alla vostra attività, di cui ne saprete far tesoro sicuramente. La passione divampa tra voi e la persona amata. Salute ottima. Vedete, c'è il segno del leone che è sempre presente. Casualmente c'ho un terzo giornale. Casualmente. Leone. Negli affari agirete rapidamente senza commettendo numerosi. No, leggi bene, no, scusa, leggi bene un attimo quella frase. Agirete quasi in maniera rapida. Mi sa che sei un po' partigiano, volevo dire. No, vabbè, negli affari agirete rapidamente senza commettere errori. Grazie, modestia a parte, vero? È già successo? E io qui basta. Io a questo punto mi farei la Vergine. Scusate, a questo punto passerei alla Vergine. Passerei. Facciamo il segno della Vergine. Allora, Vergine, non irrigidite supposizioni, ma insomma. Ah no, troppo intransigenti negli affari. Le incertezze tra voi e il partner sono il sintomo di tensioni. Cioè, quando mai le incertezze tra uno e un altro non sono sintomo di tensioni, ma questo è facile da fare. Comunque. Salute, insonnia. Ammazzo, c'è gente che non dorme da anni qua. Che schiavospi. Giornale 2. Qualcuno stuzzicherà il vostro orgoglio nell'ambiente di lavoro. Non abbiate fretta nelle questioni sentimentali, altrimenti passate da un altro segno a un altro. Esatto, cioè ci continuate. Appunto, io direi che invece il giro dei segni è algebrico. Ah, sì. Più, meno, si annullano. Questa è una stupidata bestiale, ma noi fermiamolo su questo. Attenzione, un segno della regia, ci ha mandato dei bacini. No, era la pubblicità. Pubblicità. Quando i sapori della tradizione ritornano a rendere più gustosa la tavola, quando la genuinità e la buona cucina trovano la cornice ideale, allora siete al ristorante Giancarlo, albergo Fonte Bracca. Sono tantissime le specialità del ristorante Giancarlo, come il carrello con arrosti e bolliti. Per festeggiare le migliori ricorrenze, matrimoni, battesimi, comunioni, ristorante Giancarlo. Per i tuoi spuntini veloci e pranzi d'affari, vieni da noi. Per una giornata da ricordare per tutta la vita, ristorante Giancarlo, albergo Fonte Bracca, via Fonte 4, Bracca Bergamo, telefono 0345 94 398, chiuso il mercoledì. Ciao a tutti da Fiorello, per il suo 75esimo compleanno Citroën vi fa tre splendidi regali. iScado, ZX Blackout, tre Citroën eccezionali anche nel prezzo. E non finisce qui, perché tutta la gamma Citroën vi riserva un'incredibile sorpresa. Comprate a Pasqua, pagate a rate da Natale. Fatevi un cadeau, regalatevi una Citroën. È un'offerta dei concessionari Citroën valida fino al 30 aprile. È una proposta Galli Automobili, concessionaria esclusiva Citroën, a Bergamo, in via Zanica 54, telefono 035 31 87 13, 035 31 87 13.
Hai mai pensato che è possibile risparmiare i costi dell'acqua minerale che ormai sostituisce in tutto quella del rubinetto? Con il sistema osmosi inversa e con apparecchi di uso domestico, simili a quelli usati dai grandi produttori di acque minerali, puoi avere l'acqua oligo minerale in casa appena prodotta, aprendo semplicemente un rubinetto, col sistema EcoWater. Se vuoi risparmiare il 70% del detersivo con un addolcitore EcoWater da 90 anni in America e nel mondo, risolvi i tuoi problemi di risparmio e di salute. Un nostro tecnico è a tua disposizione a domicilio per l'analisi della tua acqua senza alcun impegno d'acquisto e vedrai che acqua usi tutti i giorni. Telefona allo 0345 21 632 di Lady Radio 105. L'analisi dell'acqua è gratuita. Lady Radio 105, dai! A Lady Radio sono le ore 16:32. Scusate, sì, tre cani, sì, tre. Sì, sì, ci dica. C'è Madonna per voi. Oh, grazie. Abbiamo superato la Pivetti con gli angeli. Siamo forti. Grande, grande. Ama la canzone. E che... Come puoi essere arrivato? La Isla Bonita. Last night I dreamt of San Pedro. Girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropical, the island rings, all of nature wild and free. This is where I long to be, La Isla Bonita. And when the sun was played, the sun would set so high, ring through my ears and sting my eyes, your Spanish lullaby. Forti, eh? Brava, è brava. Madonna è brava, cioè tutte le Madonne sono brave. Questa piace un po' di meno delle altre, però canta bene. Beh, ogni Madonna bonita, sa, ogni Madonna sa fare le sue cose, giustamente, devo dire. Adesso. Siamo tornati proprio in pieno con la regia che ci fa sempre il nostro sottofondo preferito. Vedo in fondo lì che il nostro amico Emilio Speranza Carità ci dice. Marco. Ci chiede la linea, prego, prego Emilio. Ebbene sì, sono tornato, sono rimasto un po' offeso per il vostro atteggiamento di prima, anche perché volevo segnalarvi che la mia cuffia fischiava. Fischiava a te, forse no? Fischiava a me, esatto. Giusto. Esatto, non lo volevo dire, una bella battuta. E ora sono arrivate delle notizie importantissime. Sono valutate in 1890 le commissioni di inchiesta che operano nel nostro paese. Sull'eccessivo numero delle commissioni di inchiesta è stata appena aperta una commissione di inchiesta.
In seguito a un attento esame effettuato a proposito delle polemiche sulle modifiche costituzionali, si è scoperto che c'è un solo articolo della Costituzione che viene applicato alla lettera, quello che dice la bandiera italiana è bianca, rossa e verde. È stata sospesa la progettazione del famoso ponte sullo stretto di Messina. Se infatti sulla deriva dei continenti che avvicina lentamente l'Italia alle proprie isole, per il giorno della fine dei lavori Calabria e Sicilia si sarebbero unite da sole. Roma, fin da oggi siamo in grado di segnalare che per il 1996 il canone di abbonamento ai programmi RAI non subirà aumenti. Esso resta di lire 158.000 per gli abbonati a colori, di lire 154.000 per gli abbonati in bianco e nero e di lire 490.000 per coloro che non riescono ancora a ricevere RAI 3. Uè, ma come mai è così caro? È perché i vantaggi si pagano. Nel suo messaggio alla nazione, il Presidente del Consiglio ha annunciato agli italiani che era un bip di par condicio. Il Presidente del Consiglio ha annunciato agli italiani che nel 1996 farà vedere loro un paese ordinato, tranquillo, senza inflazione, con l'economia risanata, il deficit scomparso e le tasse diminuite. Ciò sarà reso possibile con l'organizzazione di viaggi settimanali in Svizzera. Mondanità. Durante un party è stato chiesto a Mai Buongiorno il participio passato del verbo soccombere. La moglie di Buongiorno, benché a conoscenza della risposta, non la suggeriva al marito. È stata denunciata per omissione di soccorso. Religiosità. Scalfaro, ricordando la Sacra Sindone, ha mandato un suo lenzuolo ai Musei Vaticani. Irene Pivetti ha comunicato alla stampa di parlare frequentemente. Politica. Irene Pivetti ha comunicato alla stampa di parlare frequentemente ed ogni giorno col suo angelo custode. L'angelo custode ha smentito prontamente. Va bene ragazzi, anche per adesso direi di chiudere un attimo con le notizie dall'ansia. Ci chiudono, ci chiudono un mattone sulla testa e vediamo già i bip. Questi sono bip che arrivano direttamente da Roma. C'è un collegamento ormai stato instaurato con noi. C'è uno a Roma che ci sente. Questo onore. Ci sente, preme un pulsante ogni volta perché c'era uno da dargli un posto di lavoro. Subito, via, zac, via, basta, questo lavoro qua. Direi ragazzi, io a questo punto avrei in mente di sentire così un po' di opinioni, un'opinione intelligente, un'opinione culturalmente elevata, che so che tu, Axel, adori particolarmente, vedo che già, infatti è appena arrivato fra noi il nostro caro Giovanella. Signor Giovanella, finalmente. Ecco Giulia. Signor Giovanella. Oggi mi ha detto c'è giù lo sciopero dei pullman, sono venuto giù col gommone, lo sapevo. Che alto sono. Me lo immaginavo, è riuscito a districarsi fra i sassi. Due volte strada, ho preso dentro il canale, sono arrivato fino alla centrale d'Alene. Ma infatti è stato quell'aumento di tensione che abbiamo visto, era lei che passava per le me lo immagino. Ma non fa niente, tanto poi io remo controcorrente, remo sempre. No, anche lei remo controcorrente, no. Ho un dubbio da sciogliere, come dice lei, ho un dubbio che mi sveglio di notte, ma se poi se lo mette al caldo sto dubbio, guardi che si scioglie da sé. Ma per carità ragazza, allora, signor Giovanella, io vorrei che lei sentisse invece la domanda di Axe, perché mi sembra molto interessante. Sa che si è votato settimana scorsa. Poi io due settimane fa ho fatto tutto il corso. Non ho finito la domanda. Sa che si è votato. Questi giornalisti che vogliono fare tutto loro. Chi è giornalista? Sì, quando hanno in mano la penna poi viaggiano. Ma tu stai con me o contro? Allora perché io qui mi comincio a scappare. No, dico, lei sa che ci sono state le elezioni? Sì, lo sa. Vedo un attimo. Va bene, è riuscito a votare. Ha tenuto un corso, mi hanno detto. Un corso su come votare. Imparo a votare. Ricordate. Gialle, verdi, bianche, rosse. Tutte diverse, tutte colorate, che uno prendeva quella che voleva e poi metteva la croce. No, ma scusi, il suo corso è stato impostato in quest'ottica? Certo. Grande, ci spieghiamo molte cose. Che si votava a caso? A caso, più o meno. In effetti devo dire che forse uno votando a caso andava a imbroccarla meglio. Comunque. Io ho votato a caso. Allora, si è preso le schede e è andato a casa. Ma ecco, invece finiamo la domanda, perché qua sennò facciamo un'ora di domande.
era finita. Ah, era finita, mannaggia ragazzi. Vabbè, come giornalista proprio attento. No, io non sono giornalista, è il signore qui a fianco, c'è il nostro Speranza e Carità, vero? Sì, effettivamente io sono iscritto all'albo dei giornalisti italiani. Ciao Emilio, dai, non far così, che lo so. Giovanella, ma ciao, mi fa piacere vederti e sono contento, in effetti si vede la classe, quando c'è la classe si riconosce sempre. Ma voi due, scusa, cosa avete? Eravamo all'asilo assieme. Beh, eravamo su due cervelli. Due menti, infatti, e io adesso quando non andavamo non giù all'asilo su Piazza Brembana, esatto, io mi ricordo Suor Gioacchina, mi ricordo bene, Suor Gioacchina, che io saluto che... cordialmente, morta 3 anni fa, ma la saluto perché è stata una delle mie suore preferite. Non guardi in alto. No, e la saluto comunque. Suor Gioacchina ci ha tirato su veramente bene. Ma veramente come mai bene. Questo strano, cioè, voglio dire, pure essendo della stessa estrazione, no, ma tante volte due... questa ci picchiavano, ci picchiava insieme alla testa, sarà che è tutta la bravura. E ci siamo scambiati molte idee in questo modo, da un orecchio all'altro. Il vostro dialetto, scusate. Cioè lei dice il lessico, lei vuol dire il lessico. No, è proprio il dialetto. No, lei vuol dire il linguaggio che noi utilizziamo. Voi usate uno strano. Ma lei usa un linguaggio. Io no, mi scusi, ma io. Un linguaggio che te che usi, che cosa? Me l'ho studiata a Harvard, l'ho studiato a Harvard, modestia a parte, ho 7 lauree. Sette lauree. No, e lei invece? Ma io ce ne ho 4 di lauree, la Laura Maria, la Giuseppa, la Laura Pia e la Maria Laura. Io ne ho 7 e in tutto il mondo, sparse in tutto il mondo, e comunque noi abbiamo combattuto insieme nel Vietnam, eravamo dei reporter d'assalto. Ah, sì. Sì, è per quello che abbiamo perso la guerra. L'Italia ha mandato un contingente in Vietnam. Certamente, l'Italia manda contingenti da tutte le parti, non lo mandava in Vietnam. Voi ragazzi, io ci avrei un po' di fretta. Ah sì, va. Ok, signor Giornale, scusi, signore Pinco Pallino come cavolo, ma mannaggia, Speranza e Carità. No, per informarvi che ormai sapete, no, il Vacco dice, ma l'anche lo so, una tragedia ha colpito molti italiani. Ho fatto su quella domanda di lavoro, non me l'hanno ancora risposto. Non le ha, strano, molto strano. Però siccome non mi anche mio mica risposto, io sono un imprenditore, no, quindi ho deciso di fare su da me da solo, no, di intraprendere la carriera di libro professionista, imprenditore, docente professionista di primo soccorso e salvataggio. No, primo soccorso e salvataggio no, io mi oppongo, non voglio utilizzare frasi fatte, ma sono per il bene della società. Però mi dica qual è la sua idea, non voglio... Su a Carona ho affondato la scuola di primo soccorso e rianimazione dei morti. E infatti sarà una scuola che avrà un successone, io dico, della Madonna, perché mi sa che sarà l'unico modo... Se l'ha affondata prima ancora che nascesse. Ma è una scuola di salvataggio, no? Quindi se vuoi fare le prove devi affondarla, se non riesci mica poi. C'è una logica. Vabbè, comunque vi do un po' di esempi di argomenti che trattiamo nelle mie lezioni. Bene, sentiamo che i nostri ascoltatori... Le volte mi aiutano qualche un altro, però la maggior parte le faccio su io. I nostri ascoltatori saranno sicuramente interessanti. Vedo che sono tutti a casa entusiasti. Senti le urla, arrivano fino qui. È vero. Grandioso veramente. Ad esempio, come si fa quando uno è asfissiato, no? Quando uno, nel caso che uno si asfissia, cioè anzi, perché sbaglio a leggere, ho scritto il libro ma non me ne ricordo mica più, nel caso di asfissia leggera bisogna far respirare delle feci fortemente odorose. Ma cos'è sta roba, per piacere? Ma spiego subito, perché se lo stato di vita persiste per 2 o 3 ore è segno che l'asfissiato non è mica morto. Beh, ma questo, ma allora senti, no, non possiamo noi dare questa notizia, questa è istigazione al suicidio, per pazienza, non possiamo dare questa notizia. Passi a un altro argomento, che è l'argomento primario della mia scuola, no? Sentiamolo. Perché è la cosa che conta, no? L'annegamento, la morte per annegamento è terribile, perché si continua a bere, si beve e si muore poco a poco. È un tipo di malattia tipo l'alcolismo, ma al posto del vino bevi l'acqua. No, per piacere, ma insomma, adesso, ma che razza di scuola è? Ma chissà, ma avevo fuori infermieri diplomati da quella scuola? Perché lì? Più che infermieri. Voi non sapete queste cure, dopo questi qua si curano la svelta. Agli annegati bisogna praticare la respirazione artificiosa. Ma come artificiosa? Ok, nel naso. Poi li prendi e li agiti da tutte le parti, no? Ma no, su. Ma per piacere, io, ma quanti iscritti c'ha questa scuola, abbia pazienza? Comunque c'è il Giampiero, il Pierluigi, che è il fratello del Pierluigi, me ne vengono, siamo a 3, e il Pippo, 4, Giuseppe. Non si è iscritto il noto giornalista? No, io ho una delle mie lauree, Speranza e Carità, una delle mie lauree è in medicina, abbia pazienza, e...
non mi serve. Poi guarda che mi ha aiutato lui nella stesura dei del mio testo. Lei dice che ha messo le zampine in questo testo. Guarda che lui in alcuni argomenti, tipo l'alcolismo, guarda che sono molto ferrato, bravo, sono molto ferrato, non volevo accennarlo. Beh, comunque io direi di, cioè, interrompo un attimo questo scambio vostro, che ho capito siete amici piccoli. Va bene. Accidenti, accidenti. Mi segnalano dalla regia, vabbè, adesso il regista sta mandandoci bacini perché è affezionato. Ah no, è P di pubblicità. Che sembra pubblicità. La interrompiamo. Pubblicità. Dopo continua. Dopo che bella non si arrabbi, pubblicità. Non si arrabbi così. Che bella che non vuole essere così allegro. Volevo almeno dare come. Non me lo fa fare. Siamo sempre qui allora, negli studi di Lady Radio con il nostro grande opinionista Giovanella. Che presentazione questa volta, grazie. Ma perché si sta adattando, la devo sopportare per forza, cerco anche lì. Adesso vi do qualche dritta sulle scariche elettriche, no? Ah, bene, sentiamo. Se una persona riceve una scarica elettrica, vuol dire che nel suo impianto non c'è il salvavita, no? Ma per piacere, è chiaro. Quindi per prima cosa chiudi l'interruttore e poi togli le valvole. Ma a questo punto aspetti che il corpo sia freddo. Mannaggia. Se il ferito non è morto, bisogna praticare una espressione artificiale. Ma per piacere. E poi chiami il medico. Ma come? Poi si chiama il medico. Ma se il ferito non è morto, ma ci sono delle cose. Mannaggia. Un poveraccio che capita nelle mani di questa persona. Per fortuna che sono solo in quattro, io oserei dire, che altrimenti mannaggia. Allora, scusi, poi un'altra cosa che capita spesso nella sua scuola. Quanto costa? Se qualcuno fosse interessato. Se qualcuno fosse interessato, lei dia anche questa. Dipende, notizia. Puoi pagarmi in natura. Come in natura? Due formaggiare di Amut, quattro. Ma per piacere. Cioè, allora, caro ascoltatore di radio, io voglio subito smentire questa affermazione, signor Giovanella. Non c'è scritto nella sua scuola, perché noi ci rifiutiamo di portare avanti questo discorso della scuola. Guardate che adesso come si fa a curare le emorragie. Sentiamo. Emorragie bisogna fare un salasso. No. Allora, cari amici ascoltatori che ci siete a casa, non date retta a questa assurdità. Allora, se l'emorragia è di tipo arterioso, bisogna stringere un laccio intorno al collo della malata. Ma per piacere, ma assolutamente. No, ma questa è un'istigazione. Questa è un'istigazione all'omicidio. Vabbè, comunque se si tratta di emorragia capillare, basta tagliare i capelli. Ma no, per piacere. Ma no, vado avanti, la lasciamo finire la galera. Adesso vi do alcuni consigli, dai, quelli che servono poi tutti i giorni. No, aspetti, perché quelli che vanno. Poi servono tutti i giorni, ma già perché quei consigli per salvare la vita che c'è qualcuno che poteva salvarsi con lei che è morto due volte perché non ha un'impresa di pompe funebri, lei invece sarebbe più adatto. È una buona idea, però metti che non riesco a rianimarlo, c'ho sempre il lavoro. E certo, uno dice la catena di montaggio, no, dalla nasi. Allora questi consigli. I consigli spiccioli, sì, è importante, sì. No, quando uno perde certo. Sangue dal naso, sì, capita spesso. Allora ti metti sulla testa, resti fermo finché non il cuore, no, non c'è soddisfazione. La miseria, cos'è sta roba? Ti metti sulla testa resti fermo lì in quella posizione lì, e finché il cuore non c'è, appena cessa di battere il sangue, allora, non gira più, non esce più il sangue, ecco, questo consiglio lo estenderei a tutti i casi di emorragia sanguigna. Fermate il cuore, così non butta fuori più niente. Beh, non è stupida come logica. Poi per le donne questo da donna, no? Sì. Se avete problemi di vene vanitose, andate giù su come una famiglia. Vene vanitose? Vabbè, non lo voglio interrompere. È il problema di donne, poi ci spiega. E lì a Pavia, andate giù a Pavia e lì vi guariscono subito, no? Il secondario, quando è assente il primario, naturalmente, appena vi vedi, tocca le vostre gambe e grida, pa, via! E tutto si sistema. Ma no? Per piacere, ma non c'è un 113 da chiamare in questi casi. 113, cioè, la croce bianca. Ma una volta c'erano i manicomi, poi con la legge li abbiamo eliminati. Niente, però per questa personcina potevi far venire un'ambulanza. Consiglio, dai, l'ultimo dopo vado. Anche l'ultimo. Perché mi aspettano su a Carona, no? Per fare una prova di annegamento pratico nel lago. Mamma mia, una prova di annegamento. Per fortuna che non mi ha invitato, mannaggia. Allora, in caso di infiammazione degli utensili, praticate dell'indovino. Ma come degli utensili? No, se hai bisogno.
bisogna bloccare. Praticate delle indovinose e delle flebos a base di mercurio cromo. A base di mercurio cromo. Queste cure qui, come effetto collaterale, quello di diminuire il polistirolo nel sangue. Ma non è il polistirolo. Ma insomma, io adesso, vabbè, caro signor Cianella, lei, diciamo, da un punto di vista politico, poteva perché portare. Ha chiuso il bar condicio? Non lo so, io non lo so. Perché? Ma chi ha inventato sta maledetta bar condicio? Trovando almeno un sacco di lavori che non esistono. Assurdi, almeno prima, quando parlava di politica, era anche sopportabile. Adesso sta tirando sì, in perché tutto una... sommato parlando di politica poteva anche dire le cose giuste. Sì, perché tanto in politica ci sono tante di quelle adesso, baccate. Prima di andare voglio dire una sfiato, no? Che è arrivato come a conclusione il nostro Emilio, no? che lui ha studiato tanto l'alcolismo. È vero, è una delle mie 3 tesi di laurea in medicina che ho fatto. Signor Emilio, per piacere stia bravo lì, no, che lei ce l'ha letto. Allora, lui sostiene giustamente che l'alcolismo e gli effetti dell'alcolismo sull'apparato circolatorio sono gravissimi. Infatti a causa dell'alcol ci sono un sacco di incidenti stradali che quindi interrompono la circolazione. Esatto, devo confermare, questa è una tesi che è uscita da anni di ricerche che ho fatto io ai bordi di un semaforo. Guadagnavo 50-60 mila al giorno di monetine, è stato duro a cambiarle, però ecco i risultati. Scusi, sono questi. Una domanda per Giuseppe. Lei mi dica era vicino al semaforo? Sì, molto vicino. Nello stesso tempo avrà avuto qualche cassa di vino in parte a lei? No. Quindi quando non passavano auto lei diceva questa è una sua congettura che io mi spiace di non condividere. Perché è una tesi così strampalata? È una tesi che è dimostrata dai fatti. Dal fatto che lei è mentalmente No, non parlo più con lei perché lei è una persona molto negativa. No, non parlare di questo qui, guarda, anche a me mi interrompe. No, è molto negativa, è molto negativa. Se lei fosse stato con suor Gioconda. Comunque la seconda considerazione che lui ha fatto è questa: l'ubriaco perde facilmente la memoria per effetto dell'alcol e non sa più quello che fa. Può benissimo suicidarsi la sera e la mattina dopo non ricordare più nulla. È vero, infatti ho interrogato circa 300 suicidi la mattina dopo, non mi hanno mai risposto, non, proprio muti, non si ricordavano. Comunque adesso niente. Vado su. Vabbè, allora va, e ci lascia. Adesso do 2 remate, arrivo subito su. 2 remate. Col gomone a carbone. No, 2 remate sulla testa a quello scemo del Giappiero. Ah, che mi aspetta col gomone, accende subito. Ma è quello che è quello giù legato con le corde, che poi dietro c'ha quella specie di canotto con le ruote. È quello lì, porca miseria. Cioè, volevamo venire giù per il Brembo, però me l'acqua mi fa un po' paura, abbiamo messo il canotto sulla macchina e siamo venuti giù. Mannaggia. E invece la lezione di allegamento pratico dove la dà? Nella casa sua? No, c'è su il mio amico il Gianluigi, no? Che lui è quello che annega sempre. Dopo lo rianimiamo tante volte no, allora una volta il Giampiero, un'altra Gianluigi, una volta Gianluigi. Ecco perché gli iscritti sono solo 4, prima erano 200, poi c'è stata una decima a prove sul negamento. Guarda che la medicina non è mica come la matematica, che 2 più 2 fa 7, Esattamente, ecco, con questa frase io direi che abbiamo inquadrato questa esperienza. Comunque vado, arrivederci a tutti gli ascoltatori, la prossima volta vi informo qualche cosa, a meno che abbia fondato un altro tipo di scuola. Ecco, perché secondo me vado più forte se faccio su le pompe funebri. Ecco, comunque non lo so, perché magari adesso mi riapro il bar condicio oppure trovo un lavoro. Ecco, speriamo, ci auguriamo, anzi noi facciamo un appello a tutte le forze politiche che ci stanno ascoltando. Vabbè, allora io vado, saluto la Beppa. La Beppa. E oggi non mi ha mica telefonato, la saluto lo stesso, almeno mi chiamo la prossima volta. Ciao a tutti. Vabbè. I Tre Cani Tre. Sì, ci dica. C'è è dedicatissima veramente, questa è una canzone per voi, a parte che per Gianella le telefonate sono state veramente tante, proprio. Ah, bene, vabbè. Ecco, però c'è ha telefonato. Ci angoscia ancora. C'è una così. È stata una telefonata per voi, una richiesta di una canzone. Sì. Sì. Da parte di Alberto. Ah, bene, sì, è un amico, lo conosco. No, sì. Questo è però Alberto da Giussano. Chiama da Giussano, vabbè, sì, simpatico. Sì. Ciao Alberto. Ciao. Tempo. Comunque vadano le cose lui passa e se ne frega se qualcuno è in ritardo, puoi chiamarlo bastardo ma intanto è già andato e fino adesso niente l'ha mai fermato e tutto più forse lo hai misurato con i tuoi orologi di ogni marca e modello, ma intanto il tempo resta sempre lui quello, l'unica cosa che c'è data di fare è avere il tempo per poterlo organizzare, se da organizzare da dividere in bassi, cassa rullante, la mia voce di bassi, medi e alti, per fare salti, per far ballare il pubblico sugli spalti. E non m'annoio, io no che non m'annoio, non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio. No che non m'annoio, no che non m'annoio. Tempo.
109 battute al minuto. Quando finisce forse ti sarà piaciuto. La chiave per capire questo genere di suono può sembrare un frastuono. E liberare la tua parte migliore, chiudere gli occhi, aprire bene il cuore. Che non c'è musica che vale di più di quella musica che vuoi ascoltare tu. E non mi stanco, io no che non mi stanco, non mi stanco. Io no che non mi stanco, non mi stanco. No che non mi stanco, no che non mi stanco. Io no che non mi stanco, tempo. Prezioso. Passate mille generazioni, dai rockabilly a punk e cappelloni, e metallari, paninari e sorcini, e ogni volta gli stessi casini, perché i ragazzi non si fanno vedere, sono sfuggenti come le pantere, quando li cattura una definizione, il mondo è pronto a una nuova generazione. E non m'annoio, e no che non m'annoio, non m'annoio, io no che non m'annoio, non m'annoio, no che non m'annoio, no che non m'annoio. Conosco un modo per rimanere a galla, non abboccare a questa grande balla del tempo che ti fa cambiare, che ti modella. E più va avanti più la vita è meno bella. Fuggi dal gruppo e pensa con la tua testa, e stare insieme sarà sempre una festa. Se riuscirei a sopravvivere lontano dal branco, non c'è noia, non sarai mai stanco. Fuggi dal gruppo e non lasciarti fregare, e ballare. E non m'annoio, io no che non m'annoio, che non m'annoio. Io no che non m'annoio, non m'annoio. No che non m'annoio, no che non m'annoio. Pubblicità. C'è aria di primavera nel nuovo centro moda con Leoni di Zogno. Moda per uomo, moda per donna, entusiasmanti, azzardati o classici, dai colori solari, dai tessuti raffinati, dai particolari magici. Tutti i modelli di Colleoni sono semplicemente bellissimi, come bellissimo è il punto vendita Colleoni completamente rinnovato. Al centro moda Colleoni a Zogno, in via Cavour 21, la primavera è di casa. Quando vuoi essere unico, devi frequentare un locale unico, caratteristico, pieno di gente allegra e soprattutto con tanta buona musica. Matilda Music Bar, il nuovo modo di passare le serate. Matilda Music Bar, per ascoltare il meglio della musica dance del momento, ma anche revival anni 70 e 80. Ogni mercoledì, giovedì e domenica sera, in compagnia di Steve Romei e Michael MC di Lady Radio 105. Matilda Live Music, il meglio della musica dal vivo, rock, blues, country, ogni venerdì e sabato sera. Matilda Music Bar, dove potrai gustare un'infinità di snack appetitosi accompagnati da cocktails esplosivi. Matilda Music Bar si trova sulla strada provinciale che collega ad almeno San Salvatore a Barzana, in provincia di Bergamo, con telefono 035 54 80 60. Per chi ha sete di divertimento, per chi ama la notte, per chi sa cosa sta cercando, discoteca Crystal Club a Zogno. Il suono nella sua forma migliore, il ritmo, la gente, tanta voglia di ballare, li trovi alla discoteca Snoopy di Serina. Le discoteche Crystal e Snoopy vi aspettano con i migliori DJ e favolosa orchestra e spettacolo per gli amanti del liscio. Discoteca Crystal è a Zogno, in via Donatori di Sangue. Discoteca Snoopy è a Serina, in via Bonaldi, in provincia di Bergamo. Quando devi arredare completamente la tua casa, oppure semplicemente quando devi rinnovare la cucina o qualsiasi ambiente, rivolgiti con fiducia ai Mobili Pesenti a Sedrina Bergamo. Noi dei Mobili Pesenti sapremo consigliarti al meglio e siamo in grado di risolvere tutti i problemi legati all'arredamento della tua casa, sia che si tratti di mobili in stile o moderni, realizzati anche su misura. Mobilificio Pesenti, in via Roma 70 a Sedrina Bergamo, telefono 0345 60 055. Arreda la tua casa con gusto e risparmio. Lady Radio 105, dai. Le ore 17 e 2 minuti. Perfetto, perfetto, ragazzi. Bene, ritorniamo a voi. Io direi a questo punto di sentire le, proprio se ci sono novità, sì, d'ansia. No, guarda il fax come lavora lì. Usti cane, come sta andando. Diamo parola a chi?
No, sì, no, le notizie all'ansia. Vedo che già mi guarda distorto. Ebbene, io devo dire, ragazzi, che non apprezzate la competenza. Cioè, voi le persone competenti, come il mio amico di prima che avete così ignobilmente trattato, non le apprezzate. E forse, non si preoccupi, tratteremo ignobilmente. E forse lei. Questa me la segno. Vi leggo le ultime. Lanciato con successo a Cape Canaveral il nuovo laboratorio spaziale per la cui messa a punto l'Italia ha collaborato con gli americani contribuendo per il 15% del lavoro. L'impresa, sostengono i tecnici, ha circa l'85% di possibilità di successo. Bari. A riguardo della preoccupante siccità nel sud Italia, le autorità locali respingono almeno in parte la responsabilità del fenomeno. Si tratterebbe, ha sottolineato il Ministero dell'Agricoltura, di una siccità a responsabilità limitata. La Presidenza del Consiglio fa notare inoltre che la suddetta siccità dimostra come non risponda a verità la diceria che il Paese fa acqua da tutte le parti. Economia, il governatore della Banca d'Italia è lieto di comunicare che la situazione del 1996 sarà migliore. Per Bacco, ma migliore di quella del 95? No, migliore di quella del 97. Ah. Prontezza di riflessi, mai buongiorno, essendo saltata la corrente alle scale mobili di Milano, è rimasto bloccato per 2 ore. Soltanto ora, grazie a un flash d'agenzia, veniamo a conoscenza che Scalfaro, il 16 aprile scorso, è andato in visita al carcere di Regina Celi per passare la Pasqua fra 2 ladroni. Economia. Nei primi mesi del 1994 è diminuito del 12% l'assenteismo nelle fabbriche. Nello stesso periodo sono diminuite del 12% anche le fabbriche. Da giugno le banconote da 1.000 lire con l'effigie di Marco Polo andranno fuori corso e non varranno più niente. Le altre monete resteranno in circolazione ma non varranno niente lo stesso. Benissimo, benissimo. Grazie all'ansia. Ma qual è l'agenzia che sta dietro a questo? È l'ansia. Faccio l'ansia. Ecco, vedete? Perché è proprio l'ansia. Sono state puntuali. Precise, devo dire. Precise. Voglio dire veritiere. Soprattutto c'è un fondo. Si sta riabilitando. È vero, devo ammettere che ha avuto un proprio. Sai che quel fondo lì di cui parlavi mi sa che lo stiano toccando. Sì, penso anche c'è un fondo. Effettivamente. Secondo me l'abbiamo toccato nell'intervento di prima. Tu vedo che sei comunque indirizzato su quel bravo ragazzo. Che io però devo riconoscere. Anche un ragazzo adesso, ma avrà avuto 60 anni. Ha un'onestà intellettuale, bisogna dire. Solo quella, però onestà, forse, perché intellettualmente è un uomo onesto, non onesto. Tu perché tuo parente, vabbè, è comodo. No. Cioè adesso. Non difenderlo. Noi comunque, cari amici di Lady Radio, vogliamo ricordarvi, vicini e lontani, come dicevano una volta, vogliamo ricordarvi il nostro concorso del tenore e della canzone che avete ascoltato prima, che ovviamente non riuscirete a farmi dire qual era il titolo, se no vi faccio metà del concorso. Ricordatevi che il primo premio, anche l'unico, perché cioè, ovviamente, è una famosa videocassetta bellissima dei 3 tenori in concerto al Metropolitan Stadium, Shin Stadium. Las Vegas, oppure come dicono in Giappone Taiyo Toshiofo, non so cosa vuol dire ma mi è sempre piaciuta come frase, ve la cito. Sì, dalla regia ci fanno dei gesti. Ci fanno dei gesti indecenti, quindi, ma non capisco cosa. Invece vi abbiamo inserito per voi, perché ci siete simpatici, cari Manacco, una piccola rubrichetta con che gli abbiamo dato un titolo così indicativo. Almanacco del giorno di 2 anni fa, che poi manco ci ricordiamo che giorno era, tanto per emulare un po' tutte queste rubriche, in cui vi daremo un pochino di frasi, pianeti, come stanno andando, come girano Plutone, come girano i pianeti. Vi daremo anche delle piccole flashback, delle cosettine. Oggi vi citiamo solo 3 cose, cioè andiamo, vado, ragazzi. Che giorno era? Allora, quel giorno del 2 anni fa, che poi manco ci ricordiamo che si giorno può sapere anche che santo era? Allora, era San Scolapasta, sì, il santo patrono di Alberto Tomba. Allora, ieri ricorreva il ventennale della frase "L'Italia ha un nuovo governo". Oggi ricorre il ventennale dell'altra frase: "Il nuovo governo ha rassegnato le dimissioni". Proverbio del giorno: tra il dire e il fare c'è di mezzo l'iter parlamentare.
Quindi questa è una piccola rubrichetta, vi abbiamo fatto un accenno perché abbiamo preparata giù, l'abbiamo buttata giù così. E anche... è difficile trovare questi. Esatto. Abbiamo ricevuto invece un fax invece della Lega Animalisti Convinti, che ci pone un tremendo quesito. La domanda che ci pongono è: che cos'è un cazzotto? Siete pregati di rispondere, sabato prossimo vi daremo la risposta. Chi indovina ovviamente avrà un altro premio, che è un forma di cocker. Non Joe Cocker, un peluche a forma di cocker, vero? Troppo, sta già partendo la sigla. Dai. Non è la sigla, è una canzone per noi, che la sente solo il regista. Ah, è bassa. Ma sbagliare il rigore. Ha sofferto e allora ha detto: io parto, ma dove vado se parto? Sempre ammesso che parto. Ciao a chi sbaglia a fare le strisce, a chi invece avvelena le pissie. Giuro, tira soltanto di destro. La vita, siamo perfetti, la vita è bella, anche perché anche la regia grande, basta bene l'ombrella ti ripara la testa, un giorno di festa. Grandioso, ragazzi, cioè voi vorrete perdonare questo nostro momento di una sottana, una sottana, Ana, questo nostro momento di così eccezioni delle regole, ma è la sregolatezza del genio che non sappiamo quando arriverà. Comunque Savicevic, grande, chiamiamo così, abbiamo avuto un Savicevic, un greco, infatti la sregolatezza, genio e sregolatezza, che è utilizzata spesso e volentieri anche da alcune nostre figure italiane, che però non hanno né genio, tante figure pieno così, ho visto veramente di figure, ne fan tante. Rilanciamo il nostro concorso lanciato dagli amici Animalisti Convinti, che è: che cos'è un cazzotto. Io saprei già risposto. Allora, no, che dici cos'è il cazzotto? Forse è meglio il cazzotto. No, io penso sia un pugno, io do il suggerimento. Secondo me, Guardi come quello che ha il bicio, l'extracomunitari. No, beh, non guardare quello dell'extracomunitari, perché quello è micidiale. Può darsi che ci trovi la risposta giusta, però, sull'extracomunitari. Su quello del bicio. Cazzotto sembra troppo semplice, scusa, indovino anch'io. Cos'è che vinco? È un cagnetto, un cocker in pugno. Allora io dico che è un pugno. Axel è un pugno, Branson è un pugno. Anch'io sono però di questo. Il pollice non è messo all'interno del pugno, ma non all'esterno. Ma questo è cazzotto grande. Beh, potrebbe essere una idea. Mi lancio perché consultare prima il vocabolario. Tu preferisci restare, va bene, ho capito. Allora, ragazzi, noi vogliamo dire un'ultima cosa, un ultimo commento serio, una frase che so che lascerà molta gente perplessa e di stucco, però noi dobbiamo dirla. Ragazzi, io ho votato, ma non ci ho capito un bel di niente. Cioè, io anzi faccio un appello: se qualcuno con grande cortesia mi mandasse un